Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono circa le 9 del mattino e io mi sono alzata più o meno un'oretta fa, così nel frattempo ho sistemato un po' la casa e studiato un paio di capitoli. Ho sentito che la piccola Giulia, che si trova qui, si è appena svegliata, quindi andiamo a darle il buongiorno insieme. Oh, ecco qui la piccola Giulia. Buongiorno, amore. Ecco, qui la vedete più da vicino. Guardate quanto è carina. Si è appunto appena svegliata. Devo dire che stanotte è stata anche abbastanza brava e mi ha lasciata dormire. Qui c'è il suo orsetto, qui c'è il suo ciuccio. E al momento indossa questo pigiamino carinissimo che poi vi faccio vedere meglio nel dettaglio. Comunque al colletto mi piace troppo. Poi qui c'è il suo piccolo Dudù, morbidissimo. E vi faccio vedere anche la copertina perché mi piace un sacco. È questa rosa, molto calda. L'interno è a stelline, mentre invece l'esterno è rosa con questo coniglietto. E questa copertina è di OVS. Allora, adesso la prima cosa che faccio è prepararle il latte. Venite con me. Ho versato il latte nel biberon, ma prima di metterlo a scaldare volevo farvelo vedere perché è davvero troppo carino. Guardate, è questo biberon con Titti, quindi è della Disney. Mi piace troppo, è tenerissimo, sia i disegni sia tutto il complesso, anche la forma. Non è piccolissimo, però è molto molto tenero ed è stato uno dei primi biberon che ho comprato a Giulia. Qui c'è la tettarella, appunto la parte superiore è fatta così, rosa, e la tettarella è in caucciù. E ha questa forma. Quindi nulla, adesso metto a scaldare il biberon, il latte, insomma, così poi possiamo darglielo. Ancora qualche secondo e il latte sarà caldo. Ok, è quasi arrivato. Perfetto. Bene. La piccola Giulia sarà contenta che la sua colazione è pronta. Giulia è pronta per mangiare la pappa e volevo farvi vedere come l'ho sistemata. Allora, le ho messo questa bavaglina super super carina, rosa, con questo orsetto e le stelline, è davvero dolcissima. E poi le ho messo questo cuscinetto per rialzarle leggermente la testa. Questo è un cuscinetto per neonati, ha proprio la forma della testa dei neonati per essere più confortevole. E quindi niente, adesso possiamo darle il latte. Giulia è stata bravissima e ha bevuto quasi tutto il latte, non so se riuscite a vedere, comunque è praticamente finito. Adesso le ho fatto fare il rottino e per il momento è ancora nella carrozzina, le ho dato il ciuccio, però ha ancora il suo cuscinetto per rialzarla un po'. Quindi adesso, mentre io scelgo i vestiti per la giornata di oggi, la metterò un po' nella sdraietta. Questa è la nostra sdraietta, la marca è Ingenuity. Il modello mi sembra che si chiami Pulcino. Comunque è molto molto carina con questo arco giochi. Guardate quanto sono carini questi piccoli peluche e questo riduttore a forma appunto di pulcino. Questo si può anche togliere. Comunque se vi interessa di questo avevo fatto anche una recensione sul canale. Non la uso molto spesso, però è davvero adorabile e ho pensato che appunto Giulia possa passarci una buona mezz'ora mentre io sistemo un po' di cose in casa, ma soprattutto decido i vestiti per il giorno, perché visto che è uscito il sole sto pensando di portarla a fare una passeggiata. Ecco qui la piccola Giulia, mettiamo le cinturine, perfetto, anche l'altra, bene, e lei adesso è a posto. E possiamo andare a preparare i vestitini. Cambio di programma perché mentre sceglievo i vestitini per Giulia è suonato il campanello ed è arrivato un pacco, anche abbastanza grande. Si tratta di cose per le Reborn che mi sono state inviate dal sito New Chic, con cui tra l'altro avevo già collaborato e con cui mi sono trovata davvero molto bene. Quindi, visto che sono cose a tema Reborn, ho deciso di farvele vedere adesso in questo video, visto che comunque stamattina non avevamo piani particolari, io sono molto molto curiosa di vedere che cosa mi hanno inviato, quindi iniziamo subito. Ho la scatola davanti a me, contiene davvero tantissime cose, quindi iniziamo subito. Vi ricordo che tutti i link dei prodotti sono giù nell'info box, quindi basta aprire l'info box, appunto ci saranno una serie di link. Se voi cliccate su quei link arrivate direttamente ai prodotti specifici sul sito, quindi se vi interessano potete dare un'occhiata in questo modo e avere più dettagli a proposito del prodotto. Beh, allora inizio da questo che
vedo subito che è stupendo. Allora, si tratta di un cuscino a forma di unicorno. Io questo l'ho preso principalmente per fare le foto, perché è davvero stupendo, però anche nei video penso che potrei tranquillamente inserirlo. È di una dimensione molto carina, nel senso che di fianco ad una Reborn secondo me è perfetto. Questo c'è di varie dimensioni, tra l'altro mi sembra di avere scelto quella media. Però insomma, andate a dare un'occhiata, perché c'è anche la versione colorata che è molto molto carina. Poi sapete che io sono fissata col nero, quindi ho preso questo. Però comunque è davvero stupendo, mi piace tantissimo. Quindi questo è il primo articolo assolutamente promosso. Poi vedo una cosa che aspettavo da un sacco di tempo, che è questa. Allora, guardate, si tratta di un vestitino con le maniche lunghe e praticamente le bretelle hanno disegnate le orecchie del coniglio. È davvero sfiziosissimo, mi piace tanto. Anche il colore è molto molto bello e corrisponde perfettamente alla foto che c'era sul sito. Poi appunto sotto c'è la gonna che è fatta così e dietro ha le bretelline incrociate, ok? E la magliettina non si può staccare dal vestito, nel senso che queste parti sono cucite. Ed è davvero bellissimo, mi piace troppo. Ok, quindi questo. Poi vediamo un po'. Ah, questo è un altro vestitino. Ve lo faccio vedere più da vicino così vedete meglio la stampa, ok? Comunque la forma è questa qui, quella classica dei vestitini con l'arricciatura a livello della vita più o meno. Poi sopra c'è questa taschina, che è una vera tasca, e qui davanti ci sono appunto i bottoncini. Non ha il colletto, però è molto molto carino, dietro è normalissimo, e abbinato a questo vestitino c'è un piccolo cardigan, che è questo, ok? Lo vedete con i bottoncini sul davanti, e questo penso che abbia la manica a tre quarti, essendo comunque il vestitino abbastanza leggero, quindi estivo. Ed è molto molto carino abbinato, guardate, mi piace davvero tanto, penso che sia super sfizioso. Vedo una cosa che mi piace tantissimo, quando l'ho vista sul sito ero tipo, no, questa è stupenda. Allora, si tratta di questa tutina, body, non so bene come definirla, comunque praticamente è una di quelle tutine che vanno di moda adesso. Allora, è fatta così con le bretelline che si aprono con i bottoncini. E poi sotto è molto sgambata, tipo body, e qui ci sono i bottoncini per il cambio. Ok, forse così riuscite a capire meglio di che cosa si tratta. E nulla, dietro è così, con le bretelline incrociate. La fantasia è davvero stupenda, guardate che bella. Mi piace tantissimo. Veramente molto molto bella. Molto estiva, anche se con una magliettina sotto e magari le calze al ginocchio, secondo me sta davvero benissimo. E una cosa che mi piace tanto di questa è che è abbinata ad una fascia, che ovviamente ha la stessa fantasia, ecco, è fatta così, è una fascia per capelli, quindi appunto si lega in testa, insomma si fa il fiocco, ed è davvero troppo troppo carina come cosa, mi piace tantissimo. Non vi ho detto che alcuni di questi vestitini, se li vedete grandi, è perché sono per la Reborn Toddler che sto realizzando. Se non avete visto il video in cui ve ne parlo, ve lo lascio qui nelle schede da qualche parte, mentre invece gli altri vestitini più piccoli sono per le mie altre Reborn. E oh, qua c'è una cosa che mi piace tantissimo, stupenda. Allora, questi sono i pantaloncini. Sono pantaloni della tuta, abbastanza morbidi, carinissimi, la fantasia è stupenda, guardate, fatta così, dietro sono normali così, molto molto carini, e tra l'altro la forma è molto carina, mi piace molto, mi piacciono molto i pantaloni con questa forma, e questi sono abbinati ad una felpina, che è questa, ok, è fatta così, a manica lunga, con ovviamente la stessa fantasia, e poi il cappuccio è così con le orecchie, quindi stupendo. Quindi questa è una tuta con i pois, davvero approvatissima, mi piace un sacco. Questa penso che sia la taglia perfetta di Giulia, infatti non vedo l'ora di mettergliela perché la trovo davvero sfiziosissima. Poi vediamo che cosa c'è. Questo body, allora questo è molto molto particolare, è per la toddler specifico e per questo ha una fantasia un pochino più, diciamo così, da grande. Allora,
È un body, come vedete, sotto ha i bottoncini fatti in questo modo, che non so se riuscite a vederli, ma comunque ha i bottoncini classici del body. È abbastanza sgambato, ma non tanto. Poi ha la manica lunga. Tra l'altro qui c'è questa parte che si può girare. Sapete come si usa all'estero con le maniche che si trasformano in guantini per i bimbi piccoli. Quindi molto carino, anche perché quando non viene utilizzato il guantino rimane questo dettaglio che mi piace molto personalmente. E questo appunto è il body, fatto così. Sul davanti ci sono i bottoni e poi un dettaglio che mi piace davvero tanto è il cappuccio, perché penso che sia molto molto particolare. L'interno è viola, è un po' scuro, però si abbina bene con la fantasia esterna e devo dire che mi piace tantissimo il tessuto, è super elasticizzato e molto molto lucido. Quindi anche questo molto approvato. Poi vediamo un po'. Allora, ci sono un paio di fascette per capelli, questa qui rosa, che è fatta così. Tra l'altro il nodo si può anche slegare per appunto farla più piccola o più grande a seconda dell'esigenza. Quindi questa che è elasticizzata, molto carina, si abbina anche abbastanza alla tutina di Giulia. E poi c'è anche questa che è carinissima, mi piace tanto. Questa qui è panna con questo fiocco e tra l'altro è molto piccola, penso che sia anche la taglia di Giulia. E guardate, non avete visto niente perché c'era questo. Comunque, starebbe davvero molto molto bene, quindi penso che la utilizzerò anche per lei e non solo per la toddler. Davvero molto molto bella. Ok, poi ci sono ancora cose. Allora, c'è una tuta o un pigiamino, non so bene di che cosa si tratti. Questi sono i pantaloni. Questi ovviamente sono per la toddler, lo vedete che sono molto molto più grandi anche rispetto a quelli con i pois. Sono carinissimi, grigi, con tutti questi pinguini. Anche dietro sono così, hanno l'elastico in vita e anche alla caviglia sono fatti in questo modo. Ok? E questi sono abbinati ad una felpina, insomma, parte sopra del pigiama, che è stupenda. Guardate quanto è carina, bellissima, mi piace troppo. A manica lunga, ovviamente, con il collo fatto così. E c'è questo pinguino sul davanti. Poi mi piace molto perché la parte inferiore ha l'elastico, quindi è un po' più stretta, vedete? Così. Quindi questa è una tuta barra pigiamino. Penso di utilizzarlo come pigiamino per la toddler quando sarà finita. Poi c'è ancora un vestitino da mostrarvi, anche questo è per la toddler ed è stupendo, mi piace tantissimo. Guardate, è questo qui. È un po' spiegazzato, ha fatto un lungo viaggio, quindi. Ok, è fatto così, spero che riusciate a vederlo. Quindi molto molto carino. Il tessuto è molto morbido e sembra anche molto caldo. Dietro ci sono i bottoncini, poi sulle maniche ci sono questi dettagli e ci sono anche le perle applicate. Non so se riuscite a vederle, ecco ad esempio qui. Comunque ce ne sono un sacco di perle applicate. E poi sul davanti c'è quest'altra taschina. È molto molto tenero. Mi piace tanto e spero che stia bene con il colorito della toddler. Una cosa che mi piace tantissimo di questo vestitino è che abbinata c'è la borsa, che è questa. Questa qui è la, tra virgolette, borsa, perché in realtà non ha una vera e propria tasca, è solo di bellezza per i bimbi piccoli. Praticamente è questa testa dell'orsetto che si appoggia sopra al vestito e vedete che è coordinata praticamente. E mi è piaciuta tantissimo questa idea, quindi appunto. Questo super super carino. E poi l'ultima cosa che c'è in questa scatola è uno squishy, che non è una cosa che si relaziona al mondo delle reborn in qualche modo, però niente, mi piaceva, è stupendo ed è questo piccolo narvalo azzurro con il corno viola. Guardate quanto è tenero, ok? Questa è la forma, poi ha il cuoricino sotto la pancia e è molto 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 squishoso. E devo dire anche molto slow rising, come mi avete insegnato a dire voi, cioè guardate, è ancora giù praticamente. Comunque è davvero stupendo. E sì, su questo sito ci sono un sacco di squishy, quindi al di là delle cose delle Reborn ci sono davvero tantissime cose. Quindi se vi interessa, mi raccomando, vi ricordo che giù nell'info box ci sono tutti i link per i prodotti che vi ho mostrato, ma anche per il sito in generale, per le varie categorie, tra cui quella degli squishy. Tra l'altro profuma tantissimo di fragole ed è buonissimo.
Bene, dopo questa piccola parentesi in cui vi ho fatto vedere queste cose, fatemi sapere tra l'altro se vi sono piaciute e se magari sul sito avete trovato qualcosa che vorreste comprare, scrivetemelo giù nei commenti che tanto li leggo sempre tutti. Bene, adesso possiamo finalmente andare a scegliere i vestitini per preparare Giulia per uscire, visto che si è fatto anche un po' tardi e c'è davvero un bellissimo sole fuori. Si inizia a stare bene perché è iniziata la primavera. Quindi nulla, andiamo subito a cambiare la piccola Giulia. Sul fasciatoio ho preparato i vestitini per Giulia. Come vedete c'è la giacchina, un cappellino rosa, una magliettina con dei leggings, e visto che sono abbastanza scuri, sotto le metterò una calzamaglia panna. Poi qui ci sono delle scarpine e qui invece il succhietto della sua V-Nex con la catenella abbinata. Tocco questo ciuccio fatto così di sua V-Nex con la catenella abbinata, eccola qui, col l'orsetto e nulla, quindi ciuccio e le metto la catenella qui. Perfetto, adesso prepariamo il passeggino e poi usciamo. Ecco qui, ho sistemato l'ovetto al posto della navicella, è anche molto più pratico e volevo farvi vedere questa cosa stupenda. Praticamente nel copricintura c'è un magnete che si attacca qui al lato, così sistemate più comodamente il bimbo all'interno dell'ovetto, è una cosa davvero spettacolare. Come avete visto, la piccola Giulia è sistemata nell'ovetto, guardate che amore, ci sta davvero bene tra l'altro. E quindi nulla, adesso noi usciremo a fare una passeggiata visto che si sta davvero bene fuori. Quindi niente, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale. Condividete questo video su tutti i vostri social con i vostri amici. Iscrivetevi al mio canale, cliccate sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità, altrimenti non riceverete tutte le notifiche dei miei video. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao! A presto!